Pineto diventerà il 26 comune italiano in cui i cittadini potranno decidere, presso l'Anagrafe, se donare o meno i propri organi. Presso gli sportelli dell'ufficio comunale infatti saranno a disposizione le brochure nelle quali verrà spiegato il senso e il funzionamento dell'iniziativa denominata Una scelta in comune. Noi riteniamo che il termine solidarietà sia un termine importantissimo, per cui appena abbiamo saputo di questa campagna, Una scelta in comune, non abbiamo avuto dubbi. Mi sono messa in contatto immediatamente col centro regionale Trapianti, con la dottoressa Maccarone e da lì poi si sono avviate le azioni per poter arrivare ad una completezza della partecipazione a questa iniziativa, perché crediamo che un ente, quindi un comune, debba essere anche un contesto di informazione e di sensibilizzazione rispetto anche a questo valore importante che è la solidarietà. I cittadini potranno sentire subito, e in questo caso la loro decisione verrà immediatamente caricata nel database nazionale dei donatori d'organi oppure decidere in un secondo momento e compilare una carta che potranno portare sempre con sé. Importante è scegliere in vita cosa vogliamo fare dei nostri organi al momento della morte perché non dobbiamo caricare i nostri familiari di questa eh, incombenza. È bene che ognuno decida per sé, che venga informato e questo è lo scopo anche della campagna che sta portando avanti la Regione: delle brochure informative che verranno distribuite al Comune e di tutti i siti del Centro Nazionale Trapianti che possono servire a questa cosa. E noi del Centro Regionale, che siamo ovviamente disponibili all'informazione, la persona deve informarsi e deve scegliere in vita. Cosa fare dopo la morte? Se lasciare a persone che ne hanno bisogno i propri organi oppure farli andare con sé nella, nella tomba. È una scelta penso di, di civiltà e di grande solidarietà. L'iniziativa, attiva già a Roseto, L'Aquila e Mociano Sant'Angelo, è stata presentata presso Villa Filiani alla presenza dell'amministrazione comunale, dei rappresentanti del centro regionale tra Pianti Abruzzo e Molise e dei rappresentanti locali dell'Avis.